Buon pomeriggio e bentrovati a Pomeriggio Insieme, la nostra trasmissione, ricordiamo, in diretta. Qualunque momento potete intervenire chiamando i numeri in sovraimpressione o mandando un sms che leggeremo in diretta. Con noi oggi il dottor Roberto Petrella, ginecologo, per parlare delle 34 nomine di nuovi primari a firma del manager Giustino Barrassi. Cosa ne pensa? Ringrazio questa emittente televisiva che mi dà la possibilità di esprimere un mio giudizio. Ringrazio voi telespettatrici e telespettatori per avere la pazienza di ascoltarci. Spero di non annoiarvi, ma di stimolare il vostro interesse verso questo argomento che riguarda la sanità. Premetto che non esiste nessun direttore generale, nessun assessore, nessun presidente di giunta, nessun ministro che possa risanare il debito della sanità, cioè non ci salveremo. Per quanto riguarda un mio giudizio, questo riguarda queste nomine di primari, mini primari, responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale, sono stati fatti non senza nessun criterio, né la produttività, né concorso, senza nulla. A mio avviso queste nomine creano non solo un disservizio, perché ci sarà una serie di lamentela, non solo, non risanerà la sanità, ma aggraverà il problema, perché questi mini primari, ne sono 34, innanzitutto prenderanno uno stipendio che, a differenza dei primari, è di poco. Non recuperano perché devono creare adesso i responsabili di struttura complessa che avranno un costo, e poi devono nominare i capi dipartimenti. Qual è il lato negativo di queste mini strutture a valenza dipartimentale? Questi colleghi, premetto che non sono invidioso di nessuno, anche perché non mi interessa. La differenza è che questi colleghi possono, dopo 3 anni, cioè, aspirare a diventare responsabile di struttura complessa, cioè creano in rapporto a tutti gli altri colleghi una non agevolazione, perché gli altri non possono partecipare. Primo, secondo, hanno un budget economico, quindi fanno parte del budget. E poi, cari telespettatori e telespettatrici, si possono nominare 34 mini primari? Perché sono stati nominati 34 mini primari? Perché il direttore aziendale ha fatto 6 o 7 atti aziendali? In base a che cosa, caro direttore generale? Alle raccomandazioni. Perché non c'è nessun altro motivo. Perché viene nominato Tizio e non viene nominato Caio? Perché viene dato la responsabilità della struttura, faccio l'esempio della diabetologia o qualunque altra cosa, e non quello della ipertensione? Perché tutto questo? Allora, queste mini strutture che lei ha creato, poteva benissimo, per risparmiare, creare responsabili di struttura semplice, non a valenza dipartimentale, di modo che dava la possibilità a tutti i medici della provincia di Terni di partecipare ad un eventuale concorso. Invece in questo modo tutti gli altri sono bloccati, anche perché è inutile poi fare i concorsi, già si sa quelli che li vincono, perché vengono fatti prima, vengono stabiliti prima, e lo sappiamo come funziona. Per cui io esprimo un giudizio nettamente negativo, caro direttore generale, e non c'è un risparmio economico. Faccia bene i conti, perché se non viene regolata la mobilità passiva, e lei avrebbe e deve vedere perché si verifica la mobilità passiva, non è che con questi mini primari risolve i problemi, li aggrava, perché soprattutto crea un disservizio. Non solo, poi perché devono venire 7 professori universitari dall'Aquila e non da Chieti e non da Roma? Solo all'Aquila sono docenti preparati?
questo deve dare un giudizio, una risposta. Per cui, per quanto riguarda tutte queste nomine, ci sarà una lamentela totale, già lo è, cominciando da me. Cioè, io mi lamento, sa perché? Allora, lui dice che non bisogna nominare i primari, però deve nominare i responsabili di struttura complessa, che sono primari, e tutti questi sono mini primari, che gli deve dare lo stipendio a tutti quanti, aumentato. Volevo ricordare che comunque sulla sua osservazione di prima di non aver bandito comunque un concorso, la ASL ha inoltre, questa comunicazione odierna, bandito alcuni concorsi per medici, sono stati indetti concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di 5 medici di medicina interna, uno di neurologia, 4 di psichiatria, c'è un concorso. Sì, ma questi qua non hanno nulla a che vedere di maggio. Non hanno nulla a che vedere con i responsabili di struttura semplice. Cioè loro sono dei mini primari, non so se mi spiego. Sì, sì, sì. Cioè, questi concorsi che faranno, a parte lui ha detto che non si possono assumere, come mai si fanno i concorsi? È anche un controsenso. Cioè, fino a quando non viene risanato il bilancio regionale della sanità, hanno sempre detto che non possono fare concorsi, e mo come mai si fanno questi concorsi? Anche qui il direttore dovrebbe dare una risposta. Lei ha chiesto queste appunto risposte a qualcuno? No, io non chiedo risposte, no. Io non chiedo risposta perché non mi interessa. Però da operatore sanitario da una vita, io ho lavorato in ambiente ospedaliero, in ambiente universitario, ho fatto l'ispettore, lavoro nei consultori in ospedale, conosco la realtà, per cui il direttore generale avrebbe dovuto, come minimo, c'è uno che dice noi dobbiamo fare, noi faremo, il direttore generale è un ottimo comunicatore, io ho avuto modo di incontrarlo il primo giorno a sentire la prima conferenza ed era, mi è sembrato positivo. Quando io avevo suggerito alcune cose in base alla mia esperienza, gli ho mandato una lettera suggerire, ma è stata cestinata, come sempre. Cioè a lui non interessa Tizio Caio, interessa fare il direttore generale, poi bisogna vedere fino a che punto lui decide, o sono gli altri che decidono per lui, perché si verificano dei fatti veramente senza risposta. Uno si chiede, ma come mai Tizio, come mai quello, come mai quell'altro? Per cui io penso che lui deve seguire certi ordini. Lei è stato ispettore regionale, aveva la mansione di controllo, sì, su strutture pubbliche e private, come mai si è dimesso? Allora, in un momento residuo di lucidità mi è stato dato questo incarico, ispettore regionale, un compito difficile, complicato. Non è che io dovevo risanare la sanità, è stato per me molto duro, direi anche pericoloso. Perché? Perché io dovevo contestare nelle cliniche private i vari ricoveri, cioè io dovevo controllare le cartelle, e non è stato facile, perché lì deve avere una preparazione non indifferente, perché ci sono tutte le diagnosi, tutti i ricoveri, e lì trovavi persone veramente preparate che ti contestavano le tue contestazioni. Poi ho fatto, quindi andavo a controllare alcune cliniche di Pescara e ho controllato anche le strutture pubbliche, cioè ho controllato 30 reparti dell'ospedale di Teramo. Mi faccio un elogio, ho fatto relazioni eccezionali, mesi di sacrifici, e suggerisco al direttore generale e ai vari direttori amministrativi e sanitari di leggersele le mie relazioni ispettive, e una volta lette avrete rimorso di coscienza, perché se voi date l'incarico ispettivo dovete almeno leggere le relazioni che fa l'ispettore, almeno dovete chiedere come va, come non va, cosa suggerisci, quali consigli dai. Mi sono dimesso perché, a parte la difficoltà non protetta, cioè io dovevo assicurarmi, cioè nel senso, perché se io contesto dei soldi alle cliniche private, 8-10 mila euro, e loro me li contestano, io rischio di essere denunciato, peraltro senza guadagnare niente. Ma io l'ho fatto con lo spirito
di collaborazione. Mi rendevo conto, ho dovuto studiare le leggi regionali, nazionali, era molto difficile e complicato. Tant'è vero che adesso mi sono dimesso, non lo fa più nessuno. Nessuno. E loro dovrebbero farlo per legge. Una figura che c'è sempre stata, tra le 34 nomine, non c'è un responsabile. No, non c'è, non l'hanno fatto. E che a mio avviso direi il più importante. Hanno fatto quello amministrativo. Io mi sono dimesso tempo fa, perché io mi dovevo pagare l'autostrada. Cioè io andavo a Tatri, 1,10 euro andà, 1,10 euro a tornare, poi che dovevo fare le delibere a fine mese. Ma ci rendiamo conto? Ma come? Se io vado a fare un controllo ispettivo alla regione e contesto e faccio recuperare migliaia di euro e tu ASL non mi puoi pagare i viaggi che fate andata e ritorno? Pazzesco! Quando i medici, caro direttore generale, che fanno le commissioni di invalidità, che stanno a Teramo, che non rischiano nulla, guadagnano da 1.000 a 1.500 euro al mese. L'ispettore, che doveva andare, relazionare, fare sacrifici, senza nessun guadagno. Per questo io mi sono dimesso, perché le mie, non gliene frega niente di quello che ha fatto l'ispettore, perché nessuno ha letto le relazioni. L'unica persona che ha letto le mie relazioni e si è complimentato è stata la dottoressa Baraldi, la commissaria regionale, che tramite la sua segretaria si è complimentata, come tutti il dottor Muraglia della regione, né Chiodi né Venturoni hanno letto le mie relazioni. Leggetele, perché vi servirà come pungolo di come gestire meglio la sanità. Leggete le relazioni ispettive di tutte le strutture, delle strutture pubbliche da me controllate, e vi rendete conto. Per questo io mi sono dimesso, perché è un lavoraccio, devi controllare tutte le cartelle, quindi devi contestare se ci sono dei ricoveri inappropriati. Ma poi a che serve, caro direttore generale sanitario amministrativo, controllare una cartella clinica nelle strutture private? Non devo controllare la cartella clinica, perché uno, siccome noi veniamo pagati tramite DRG cittadini, è un cesto dove ci stanno tutti gli interventi e le malattie. Uno ci può mettere quelle che gli pare. Per esempio, se io una donna che viene operata di appendicite e poi li trovo appendicite, appendicectomia con asportazione cisti ovarica, il DRG è differente. Io nella cartella come faccio a contestare se c'è quella cisti ovarica o meno? Il controllo deve essere fatto a monte, durante il ricovero, come suggerì, ma nessuno gliene frega niente, di far comunicare a tutte le cliniche private l'immediato ricovero giornaliero. Il direttore generale, in base alle diagnosi di ricovero, parte e va a vedere che cosa c'ha, che tipo di esami, eccetera. In questo modo non risanerete mai la sanità. La stessa passività di San Benedetto, che tutti vanno a San Benedetto, occorre che si faccia un accordo tramite i presidenti delle regioni da andare a controllare i ricoveri nelle cliniche private. Ho sentito dire che ci sono delle trattative. No, dovete far fare una legge nazionale, punto. Perché io devo andare a controllare del perché uno viene ricoverato a San Benedetto, perché tutti vanno a San Benedetto. Perché la scelta odierna di rimettersi dall'attività di ginecologo presso il consultorio di Giulianova? Ah, già l'ha saputo. Mi sono appena dimesso perché, vede, viene premiato chi non lavora, non chi lavora. Allora, appena si è insediato il direttore generale, ha mandato a chiedere a tutti noi le prestazioni, quelle che facevamo, le abbiamo mandate. Io sono l'unico ginecologo, caro direttore generale, caro direttore sanitario, che fa più prestazione di tutti i colleghi, dove faccio di tutto. E avevo suggerito a lei come migliorare il servizio, lei non mi ha ascoltato. Allora, siccome me lo chiese il direttore del dipartimento, una collaborazione, e non essendoci più la figura del ginecologo al consultorio di Giulianova, mi sono
dedicato a collaborare, sempre con la speranza di trovare da parte loro veramente una collaborazione. Ma mi sono reso conto che a loro non gliene frega niente, perché 8 consultori, caro direttore generale, e questa è la vergogna, 8 consultori, 8 della provincia di Teramo, circa 40 dipendenti. Qui non è una mini struttura, qui non è un repartino, qui non è le nomine che avete fatto ad personam, mentre non è stato nominato nessun responsabile dei consultori, che fino adesso c'era, guarda caso, c'era il dottor Nicola Ludovico, è andato in pensione, l'avete depennato questo, ed è un fatto gravissimo. 8 consultori in tutta la provincia di Teramo. Come pensate di migliorare il servizio nel territorio quando il consultorio può fare, caro direttore, caro Antelli, direttore sanitario, può fare di tutto meno i cesari e gli interventi chirurgici. Può fare la cardiotocografia, può fare l'ecografia transvaginale ecodoppler, può fare una marea di cose che io vi ho suggerito. Nello stesso tempo ho suggerito nella mia lettera, appena vi siete insediati a tutte e tre, di creare 2 strutture, uno a livello a Teramo e uno nella costa, un centro per la riabilitazione del pavimento pelvico per l'incontinenza urinaria femminile, dove si crea un risparmio miliardario nel tempo di soldi. Glielo spiego dopo come si fa, come non si fa. Nel 2005 è stato creato, c'era un progetto, io ho organizzato un corso e abbiamo dato pure i punteggi, che poi non servono a niente questi corsi, questi servono solo per far guadagnare i soldi, per creare 2 centri, uno sulla costa, eccetera. Io, caro direttore generale, sono andato a spendere io 30.000 euro per documentarmi, aggiornarmi. Sono stato insegnante della scuola a Verona per l'incontinenza urinaria. I politici fecero le conferenze stampe che avrebbero creato questo centro, che non ha nulla a che vedere quello che fanno in ospedale, perché ho dovuto studiarmi, caro direttore sanitario, e te ne avevo parlato, la neurofisiopatologia riabilitativa. Nessuno sa che cavolo è, non lo sapevo neanche io che l'ho dovuto studiarmi. E su 100 donne che visitammo nel 2005, il 70 donne potevano risolvere il problema senza andare incontro all'intervento chirurgico. Peraltro c'è una legge nazionale del 2006, del 26-28 giugno, fatta dall'allora presidente del Consiglio Berlusconi, di creare questi centri. Nel nord si stanno creando. Voi non vi rendete conto l'imbarazzo della donna che quando tossisce perde l'urina, che c'è il prolasso di primo e secondo grado? Questi possono essere riabilitati, cioè si evitano le infezioni, si evitano gli interventi chirurgici, si evitano i pruriti, i bruciori, i consumi di antibiotici e tante altre cose nel tempo. Qual era la somma da spendere? 5.000 euro. Io avevo già cominciato a preparare allora. Tutte queste cose hanno creato in me un danno, direi, psicologico, nel senso, chi me lo fa farmi a sacrificarmi per un'azienda quando l'azienda non fa nulla per me? Anche perché, cioè, quando c'è un collega, un professionista, caro direttore generale, della mia età, che si aggiorna, che si documenta, attenzione, che fa diagnosi, a Giuliano ho fatto diagnosi serie, non per elogiarmi, non perché io sia più bravo degli altri, assolutamente, perché io ho una coscienza, sono responsabile e le cose che faccio le so fare. Quando non so una cosa la mando a chi è più bravo di me. Io partecipo, adesso non partecipo più da 4-5 anni a nessuno corso che danno questi punteggi, sono tutte chiacchiere, tutte perdite di tempo. Quando l'ho creato io, caro direttore generale, allora lì il compito l'ho fatto io, siccome lo dovevo correggere io ho dettagli a tutti i 220 partecipanti le crocette che dovevano fare alle domande, e questa è la realtà.
ma le cose serie non vengono prese in considerazione. Per questo io non vado più a Giulianova da oggi, quindi lei già esiste una lamentela, perché non ho le condizioni psicofisiche per andare lì. Io più lavoro e più vengo tartassato. Quindi lei, caro direttore generale, mi auguro che questa trasmissione venga da lei riascoltata da qualche collaboratore. Quando io parlo col direttore amministrativo, gli dico: guarda che io non vado più perché non mi danno più 2 euro, e lui mi fa: beh, vabbè, vedi un po', vai a parlare con l'ufficio. Ma io ci ho già parlato. Cioè, quando un direttore amministrativo non fa una telefonata e non prende provvedimenti al responsabile per non farmi dare 2 euro o 3 mesi, che finisce tutto. Quando a me il direttore sanitario mi chiama a me e mi dice: ti devo parlare urgentemente, dopo 3 quarti d'ora che io sto lì, parte la mancanza di rispetto, caro collega, verso l'altro collega. Quando lei ha di fronte un collega, lo deve ascoltare, non deve parlare né allo telefono né allo cellulare, perché io dopo mezz'ora me ne stavo andando. E dice: dottor, come collega quello per telefono, anch'io sono un collega, o mi ascolto o me ne vado, non stia tranquillo, eccetera. Dopo 3 quarti d'ora ci fu la domanda: ma scusi Petre, ma lei perché è venuto? Come perché è venuto? Non mi ha chiamato lei. Ci troviamo a questi paradossi, caro direttore generale, caro Venduroni, caro Chiodi, caro Chiodi. Ma mi meraviglio che Venduroni è stato ed è stato un emerito collega a livello regionale che sa la realtà locale. Come si possono fare queste cose? Allora, ecco perché io mi sono dimesso e non vado più a Giulianova. Cioè, io resterò a Teramo a fare che nulla, perché voi volete che non si lavori, perché quello che lavora viene punito. Io sto a meno 282, timbro alle 7 me ne va. Ma fate, no, neanche i conti sapete fare, neanche i conti. Qui ci sta pensando il mio avvocato tramite il mobbing, perché forse mi fate impazzire. Perché qui, caro direttore generale, non è che lei è venuto a risolvere tutti i problemi, non risolve niente, perché esami inutili, tac, risonanze magnetiche inutile, pronto soccorso, vai di qua, vai di là, non ci si capisce niente. Avevo suggerito a lei di mettere un collega ogni pronto soccorso a fare l'ecografia addominale 24 ore su 24, che diminuisce l'80% dei ricoveri inutili. Se va un dolore addominale, visita chirurgico, quello non capisce niente, visita ginecologico, non è di mia competenza, visita urologico, non è di mia competenza. Un povero cittadino gira per l'ospedale, alla fine nessuno fa la diagnosi con l'ecografia, caro direttore. E lei si meravigliò e disse: ma come? È vero che non c'è un eco? È vero, caro direttore, però questi signori, per carità, non ce li ho colore, sono stati nominati responsabili di struttura semplice a valenza dipartimentale. Lei deve guardare la produttività e non, tra parentesi, la raccomandazione. Mi assumo la responsabilità. Sa perché parlo di raccomandazione, caro direttore generale? Perché il consultorio fino adesso c'era un responsabile. Il capo dipartimento, caro direttore generale, non è mai stato un medico, un veterinario, che confondeva la vagina delle donne con la vagina degli animali. E siamo arrivati a questo punto. Nessun suggerimento, nessun consiglio. Ed è stato nominato il responsabile di struttura per raccomandazione. Adesso che questo è andato in pensione, le strutture, i consultori, lei non ha nominato nessun responsabile dei consultori. Doveva nominare una persona, a me. Non perché io sia più bravo di tu, no, c'ero rimasto solo io. Questo è il problema, hai capito? C'ero rimasto solo io. L'ha depennato, i consultori li avete depennati quando fanno il 98% di tutto ciò che si fa nel territorio. Si può fare il seno, si può fare tante cose, e gliel'avevo messo anche per iscritto, caro direttore generale. In questo momento esprimo il mio sdegno,
la mia preoccupazione, ma non per me, perché io sto bene, prendo lo stipendio senza fare una cosa della terminologia, lì all'ARC, però voglio lavorare, mi dedico là, voglio fare l'ispettore, eccetera, e voi mi condannate. Non se ne parla più, caro direttore generale. Noi diamo spazio un attimino alla, noi abbiamo dei tempi, quindi lo spazio al nostro servizio del giorno, purtroppo l'omicidio di Melania Rea, e rientriamo in studio col dottor Petrella. Mentre investigatori e inquirenti di due procure si sono concentrati sugli elementi di fatto, autopsia e scena del ritrovamento del cadavere con il RIS dei Carabinieri, tra i boschi delle Casermette, a cavallo tra Abruzzo e Molise, si è iniziato a parlare di serial killer dei Monti Teramani. L'ipotesi dell'assassinio seriale nella ricostruzione dell'omicidio di Melania Rea serpeggia sulla bocca degli esperti da ieri pomeriggio. Prima il criminologo di Porta a Porta Francesco Bruno, intervistato sulle reti Mediaset e ripreso dalle agenzie, poi il collega Carmelo Lavorino del Mostro di Firenze, che ha già tracciato un profilo dell'assassino. Nella serata di ieri sono arrivati i primi risultati dell'autopsia eseguita all'obitorio di Teramo sul corpo della 29enne scomparsa lo scorso 18 aprile. Melania è morta per 30, forse 35 coltellate, sferrate dall'assassino su tutto il corpo senza un preciso ordine. Alcune in profondità hanno danneggiato organi vitali. Una, forse quella fatale, è entrata in profondità alla gola insieme ad altri tagli profondi sul collo. Nessun segno di violenza sessuale, sulla coscia destra segni e tagli interpretabili come il simbolo di una svastica, infine una sola siringa piantata all'altezza del cuore sul petto contenente qualche millimetro di liquido. La morte risalirebbe a 24 ore circa dalla denuncia di scomparsa tra la mezzanotte di lunedì 18 aprile e le 3 del mattino di martedì 19 aprile. Il giorno dopo l'appello e la denuncia di scomparsa, lanciata dal marito, il caporal maggiore dell'esercito Salvatore Parolisi, la ricostruzione sarebbe compatibile con un delitto d'impeto, con un accanimento passionale, non premeditato o legato alla criminalità organizzata, lo si è appreso in seguito, dopo l'autopsia eseguita all'obitorio del Mazzini, dal dottor Adriano Tagliabracci di Ancona e dal dottor Sabina Canestrari di Ascoli Piceno, intervenuta anche sulla scena del ritrovamento al bosco delle Casermette. A mettere in moto gli inquirenti teramani è stata una telefonata anonima, una chiamata al 113 della questura, partita da una cabina telefonica di Teramo Centro tra le 14.30 e le 15 di mercoledì 20 aprile. Un maschio adulto, con inflessione teramana, secondo l'operatore della polizia che ha raccolto la telefonata, molto calmo, ha affermato di aver trovato il corpo nudo di una donna morta. Qualche indicazione per trovarla, poi ha riattaccato. Non c'è nessun indagato quindi e si procede con l'ipotesi di omicidio nell'inchiesta e quanto ha detto il sostituto procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno, Umberto Monti. Il magistrato ieri era presente durante l'autopsia quando nella sala dell'obitorio sono entrati anche alcuni ufficiali dei RIS che in precedenza avevano fatto rilievi nel boschetto in cui è stato ritrovato il cadavere. La loro presenza probabilmente è dovuta all'intento di acquisire ulteriori riscontri dopo il sopralluogo a Ripe di Civitella del Tronto. Le indagini vengono condotte in collaborazione tra le procure della Repubblica di Teramo e di Ascoli Piceno, dato che ancora non è possibile stabilire la competenza territoriale, sinora è della magistratura abruzzese, ma se si appurasse che il delitto è stato commesso nell'Ascolano, allora la competenza sarebbe della procura marchigiana. Carmela Rea conosceva bene il posto dove è scomparsa, sul Colle San Marco, alla periferia di Ascoli Piceno. C'era stata con il marito altre volte, anche con delle amiche che hanno bimbi piccoli come lei. Lo ha detto il fratello Michele ai microfoni del programma TV La Vita in Diretta. Il fratello ha anche rivelato di aver più volte provato a chiamare la donna al telefono cellulare e di aver avuto l'impressione, almeno durante l'ultimo tentativo, dopo il numero è risultato non raggiungibile, che qualcuno interrompesse la comunicazione, ma è anche possibile, ha ipotizzato, che la batteria fosse scarica. Il telefonino, peraltro, sarebbe stato trovato accanto al corpo della donna che aveva le braccia aperte. Ricostruendo gli ultimi momenti in cui Carmela è stata vista viva, Michele ha raccontato che suo cognato voleva accompagnare la sorella al bagno, ma la loro bambina, che stava giocando su un'altalena, non voleva scendere e si è messa a piangere. Così la giovane mamma si è allontanata da sola, mentre il marito le chiedeva di portare, a suo ritorno, due caffè. Salvatore Parolisi, il marito della ragazza morta, ha dovuto fare il riconoscimento ufficiale, assieme al cognato, Michele Rea, prima che iniziasse l'autopsia sul corpo della moglie nell'obitorio dell'ospedale civile di Teramo.
Eccoci rientrati, purtroppo questo è il sunto di quanto è accaduto alla povera Melania, ancora non ci sono aggiornamenti sul caso. Rientriamo e rientriamo in studio col professor Petrella. Lei era proprietario di una casa di riposo a Giulianova che poi è stata venduta. Ed ora insomma, non è mia intenzione chiederle la motivazione della vendita, ma sì, è sparsa voce che sta realizzando un hospice. Sì, è vero. La struttura Giulianova l'ho venduta ed è mia intenzione creare un hospice, sarebbe le cure palliative per i malati terminali. Perché è mia intenzione fare questo? Perché qualsiasi cosa che io ho fatto nella vita è derivato da una sofferenza. Quindi ho fatto la casa di riposo perché avevo parenti non autosufficienti, mio cognato, vabbè. C'è sempre un motivo. Quello che mi ha spinto e mi spinge a fare questo hospice è che l'ASL, i colleghi dell'ASL, quando io ero proprietario di questa struttura di Giulianova, mandavano i malati di tumore terminali, che poi terminali non erano perché chi gambava 2-3 mesi, che noi non potevamo fare nulla. E io quando protestavo, cari cittadini, non è che io protestavo così giusto per far vedere, perché vedevo l'incapacità, la cattiveria, il non buon senso da parte dei colleghi, perché per eliminare dall'ospedale, che per loro era un peso, si mandavano a Giulianova. Quando io vedevo malati di tumore al seno con metastasi, malati di tumore al cervello, al polmone, alla vescica, dottor aiutami, c'ho i dolori, cosa devo fare, emorragie, con tutte le doglianiche, tutti i fattori mi hanno colpito e mi hanno ferito. Ho venduto questa struttura, ho fatto la ricerca a livello nazionale, ho visitato gli hospice, mi ha colpito la fondazione Seragnoli che sta vicino a Bologna, una struttura eccezionale dove ho visto, poi ho girato delle altre, andrò in America, dove in uno dei tanti convegni che sto frequentando c'è uno dei migliori oncologi del mondo che fa le cure palliative in America, dove i malati, cari politici, cari colleghi, malati di tumore muoiono con il sorriso, dove lì c'è l'assistenza dal punto di vista psicologico, medico e l'equipe che cura la persona ed ogni persona, il malato oncologico, cari politici, è la cosa più importante da seguire. Allora sto pensando di realizzare questo hospice, sarà una fondazione dove ci sarà tutta la luce del sole, dove ci saranno il direttore, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, i revisori di conti, tutto a perfetta opera d'arte. Perché la faccio? Perché, cari politici di destra e di sinistra, vi consiglio di dimettermi tutti quanti, vi dovete dimettere, perché rinunciare milioni di euro a livello regionale è solo e soltanto una vergogna. Voi non avete letto, ma io ho letto l'articolo, il corrosivo della città del 5 aprile del professor Serpentini, dove riporta tutti gli hospice in Italia, l'unica regione che non ha sfruttato i finanziamenti dal 2000 è quella regionale. Qui c'è scritto Abruzzo zero, nonostante erano previsti 7 hospice in base alla popolazione. La Basilicata con 590.000 abitanti ha 4 hospice tutti quanti. Allora, avete perso questi soldi. Io personalmente sono stato a Roma, mi sono vergognato sentirmi dire che è l'unica regione d'Italia che ha rimandato indietro i soldi, milioni di euro. Questi soldi, dopo 7 anni, che cosa fa il Ministero della Salute? Li rimanda al Ministero del Tesoro. E questa è la vergogna. Ecco perché io voglio creare questo hospice, anche perché ho trovato eccellenti collaboratori. In primis l'ingegner Gilberto Mandini di Pescara, il quale me lo farà gratis,
avendo avuto in famiglia la morte del figlio, di tumore a cui sarà intestata la fondazione, e consentitemelo dire, a cui va un particolare ringraziamento, all'architetto Berardo Rabuffo, il quale, essendo una fondazione, vi farà il progetto gratis, perché lui è sensibile, è stato sempre sensibile, lavora sul sociale, si interessa della povera gente. L'ho conosciuto 15 anni fa, per questo cercherò di realizzare questo ultimo sogno, anche perché ho la sorella colpita da due tumori, non c'è problema se lo dico, mio padre è morto di tumore, c'è sempre, anzi vi dirò di più, che i tumori stanno in aumento, sono in aumento, fra 15-20 anni, non dico il 100%, ma l'80% della popolazione sarà colpita da questo male incurabile, e noi oggi non stiamo facendo nulla, soprattutto voi politici della regione, di destra, di sinistra, eccetera, non ve ne frega niente della sofferenza della persona non autosufficiente, di chi fa la dialisi, che tiene un tumore, cioè di tutto, però in campagna elettorale facciamo questo, faremo quello, ma che fa? Solo chiacchiere. Quindi questa struttura per cui arriviamo alle terminali, dove, se riuscirà a realizzarla, dove verrà realizzata? Allora, il mio sogno è quello di realizzarlo nella provincia di Teramo. Adesso sto facendo un conto economico, anzi vi dirò di più, che esistono le strutture fatte dagli tedeschi, cari politici, informatevi, vi ci porto io, dove c'è un risparmio miliardario, sono le nuove tecnologie che nessuno prende in considerazione. Io cercherò di realizzarlo nella provincia di Teramo. Certamente troverò degli ostacoli, problematiche e compagnia bella. Io inizio, spero di farcela. Se non ce la faccio, pazienza. Farò il pensionato. In occasione diamo spazio allo speciale sulle festività pasquali e infine gli auguri da parte di Monsignor, del Vescovo, di Monsignor Michele Seccia, ai cittadini teramani. Grazie, l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Grazie e buonasera. Grazie.